Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you.
Ciao. Ciao. Che faccia. Buon pomeriggio. Oh. Fa caldo? Oggi fa caldo? Un po'. Quanti gradi mi dice il telefono? Vediamo. Il telefono mi dice che ci sono 29 gradi. Broglione. Sereno, 29 gradi. Chi lo sa? Per me ce ne sono di più. Vabbè, magari il percepito di più. E comunque oggi, intanto, quante notifiche inutili dal telefono. Via telefono, via. Oggi sono messo a scorrere la mia libreria su Steam, i giochini che avevo in lista. E ho ritrovato uno che non mi ricordo di aver comprato, non mi ricordo quando cacchio l'ho comprato, non me lo ricordo, però ce l'avevo lì e ho detto ok, facciamo questo. A Right from the Stars è un giochino d'avventura, dovrebbe essere punto e clicca, sì, punto e clicca, quindi sono molto curioso di giocarlo. Ciao Snake, buon pomeriggio. E mi ha incuriosito, ho detto vabbè, giochiamolo. Quindi io mi appropinquo. Fallo partire, si sente? Della Phoenix. Forse per quello l'avevo comprato. Perché era della Phoenix. Perché ho fatto giochi simili e non si vede il gioco nuovo sistema. Cattura, finestra. Dovrebbe essere questo qua. Aggiusta la cornice va benissimo, la cornice va molto bien. Io dovrei essere questo tizio qua. Il tasto sinistro è tuo amico. Sta bufferando. Oh, male Snake. Comunque vedo che la multi quality ce l'ho. Sì, ce l'ho la multi quality. Bene. Ah, se io al tambo che succede? Ah, si blocca il gioco e si ammutolisce. Vabbè, guarda le stelle cadenti, guarda. Un'altra, eccola. Un'altra qua. E poi? Un'altra qua. Sembra che io ho visto le prime impostazioni del gioco a livello video. Io avevo impostato un po' di filtro anisotropico. Che poi c'è fino a 8 per, però no, fino a 16, non vorrei esagerare. Magari metto 4. Anche 4 anti-aliasing. Vai. Proviamo così, vediamo che succede. Ma dovrebbe andare bene. Quindi io direi di cliccare su game. Gioca.
iniziare il rito. Ho messo la live sul cellulare. Ah, bene. Come va sul cellulare? Pule lumanaku kikina, limitikala kaika te kaikala, lokokeli na lima koa. Ma che lingua sta parlando? Lewu akahuna japoneke. Sono una tribù pacifica. Como pokina hoina kaluluna. La tua pule li hokuna tikawaka. Ma tikawaka. Mejole lo toa mejole. I bambini devono ricevere la visione del firmamento per raggiungere la propria maturità, e questo è il... Quello sono io. Eccetto uno, scelto direttamente da una stella guida per diventare leggenda. Quindi noi siamo leggende. Oh. Male. Ah, ecco perché le stelle cadenti del nel titolo. Sono le stelle guida. L'isola di Kailala. Guarda! Hai provato la demo di Unmetal, è un gioco parodia di Metal Gear. E com'è? Almeno sono nel posto giusto. Questa è una stella guida. C'è l'amico che dorme, eh? Sveglialo. Il prescelto di questa generazione deve essere lui. Ah, martedì lo finisci e lo compri quando esce, quindi ti è piaciuto. Sveglia! È svegliato. Ma, scusa, ha gli occhi come le foglie, ma non è una maschera quella, è la sua faccia. Nella notte più importante della tua vita? Ah, non parla. Ah, forse è muto. È muto, poverino. Il tuo destino è quello di diventare una leggenda, indipendentemente dal fatto che tu possa parlare o meno. Io sono Hoku e sono la tua stella guida. Quindi dobbiamo seguire il nostro rito. Non sarò un nome di transizione. Il tuo nome sarà Kirm. Ho capito. È divertente, vero? I maestri Makoa. Seguimi, ti condurrò da loro. Quindi in realtà questo dovrebbe essere un punto e clic, quindi mi devo muovere cliccando. Sì. C'è un inventario, no? Qua c'è la... un attimo, sto guardando... Ah, ok, queste sono le impostazioni grafiche. Ah, ma andiamo. Devo seguire la stella guida. Dai, morsa. Una pianta a palloncino gialla. Sono molto sensibile al tocco, quindi se io la tocco. Ma la devo toccare. Ah, guarda! E di qua non posso più andare. Hanno messo un gioco gratis sulla Switch. Poi ti dico il nome che sto guardando la partita. Ma ancora stanno giocando, no? Ma come non c'è noia? Qua c'è gente, ehi. Seguimi. Chi ha fallito il rito, ehi? No, sembrano quelli di Monkey Island. I cannibali di Monkey Island, sembrano. Mantieni tu 200. Che ne sai? Oka utoko, owaha oi owahala tulaka. Iolo, etio, te upuna, huna owaha pokanaku poka, wahanui. Mi piace il dialetto. Non sono un animale, le generazioni sono più deboli.
Nessuno falliva il rito di transizione su te. Io maco ana lota da kaiko a kote. Litoa mo solo uno toca. Sapete toca lina su saguna. Veglia! Tu la tu la capauco. Tu mico ho imo pule la telaca. Me jole. Ailani imo mico. Ho imo huna luma. Ulukunao mico. Ulukunao? Ulukunao imo una luma lo temo la laca. Ma tu come fa con gli occhi? Totatolo calupo hiwo. Sky, fili della luce, ce la riscattare su Switch. Oh. Io non c'ho la Switch, sai, Snake. Cosa stai aspettando? Oddio, che cazzo ha detto? Ah, mi devo far vedere, ok. Culo a catudo canuma e motaluca, amico. Da, amico. Oh, cazzo. È solo un'ombra verde. Non ti incazzare. Le tu puna imo lopa li na kalulu. Komu ui o waha te kuli po hono puna gu. Kim. Kirm. E io sono O. Ui o a kalima koa papana. Hoi poka tu ame ui o titia ui o. I capi sono loro. Io koa oh. Yani. Ma koa papa hoi papa te. Ma koi papa hoi hamata oi o hoi. Oi mo komo hoi. Io poke koa. Poke koa. Waha ho hoi. Papa te mo kawa. Waha nui. Sciamano. Lui lo sciamano. Tikawaka, Mokawa, Hoikokota, Akaliki Hotuna tu. Saggezza, coraggio e spirito. Sono tre prove che dobbiamo superare. Tadolo Huna Makulu. Tulukaku imopeto Huna Makoa Mukula. Makoa Mukula. Sarà stato divertentissimo doppiare questo videogioco. Quindi. Wahanui. Akata tu apilue kalupuhiwo? Oka, loka. Cosa? Sono andati via. Guarda che... Sono passati 300 anni e il discorso è sempre uguale. Ci sono cose che non cambiano mai. Guarda gli occhi. Mi sembra di averlo già sentito quel nome. Qualità di stella guida, posso darti consigli e informazioni, ma non posso intervenire. Ok. Va bene. Sei Kokin, ho tutte queste cose. Mi incomincia il rito di transizione. Ma quanto accade a qualcosa qui? Ma questi che sono? Ma che gabbiani sono questi? Solo sacro. Guarda lì il vulcano. Doppio clic col tasto sinistro per correre. Fa sì che Kirm segue il cursore e mantieni premuto il tasto. Ah, ok. Quindi così. Mantengo premuto il tasto e lui segue il mio cursore. Vediamo se è vero. Vai qua. Doppio clic invece dovrebbe correre. E poi tengo premuto e lui corre. Ok. Posso decidere dove andare. Andiamo di qua. Andiamo da quello giallo. Voglio andare prima da quello giallo. Ma devo parlare con te? Io come a Cupa. Attenzione, ma non ci potessi parlare, eccetto durante i momenti di chiave del rito. Mi stai parlando, però? Io totai chilea come. Un secondo segno della nostra conversazione, ma un precedente intelligente per trarre alcune conclusioni da quanto hai ascoltato. Ma mi stai parlando! Hai detto che non mi potevi parlare! Luma imo datate punate tu. Dahani io culo. Ha detto culo? Tu ti kawaka ho watakua wo kolo ni li ato awea aneko e. Po pai wo pana hu di li puna pule li punuku te kaikala te ke li li puna. Ok. Le guturana puna le gu patakana na li ho puna hoi katulo wo kuto puna ni le gu kumoa. Ta wakana dolo ko ago pule le gu io ato enona. Tu percorrerai il cammino della saggezza. Se lo dici tu. Ti seguo. Vai. Ma non mi ricorda Saggezza. Kokotu ai waitiana a tua makai ni pitu imototo. Valutare sempre le tue opzioni piene di giro. Takapuna, takohelia la omenia hoi, ni la totepona hoa to takwakoea.
coque licumo hay molícula pula toto de pojivo. Hoy maco hay motupaco mo de pegue ni junagu y yequivo. Que tu apiló el loco. Ya me has cortado tú. Una y moamito. Tu toco potada jogua con apunón el hilo. Debe entrar en el templo. Ok. ¡Hola, poimo! ¡Hola, poimo! Fammelo vedere. E come ci entro lì che c'è l'acqua? Io l'ho lo gupuna li aneco e totoena alla teca loco che lì. Ah, non scusso le chiavi. Waka waka waka. Io ho guaco alla teca hula o con i guacolo tu guaja io. Durante il cammino della saggezza usa il tasto destro del mouse per prendere e lasciare oggetti. Ah, il tasto destro. Ah. Quindi devo esplorare la zona per cercare robe, vediamo. Le chiavi, devo cercare le chiavi. Mi piace, fa punto interrogativo, che figo. Però mi è figo che mi segna gli oggetti, ok, con... il contorno bianco sul cursore, ok. Ah, qui c'è qualcosa, vieni. Qui, è un muro? No, è questo! No, era quest'altro. Ah, vabbè, suonalo. Mi sembra rotto questo qui. È un suono diverso questo. No, vediamo di qua. Un serpente di pietra molto antico e tutto sporco e manca la lingua. Manca la lingua? Ma vediamo questo. Ok, quindi devo, le lingue dovrebbero essere le chiavi, quindi. Cerchiamo in questa zona. Ma ci sono altre anfore, altri vasi giganti. Solo uno c'ha un suono diverso. Ma ce ne sono altri? Tocchiamo... no, altri. Un altro. È uno singolo. Che gioco è? Sono una foglia. Ciao, Samuele. Se piove, che succede? Mi sciolgo. No, non è vero. Quindi devo risolvere, mi sa, con sti vasi. Di qua forse vado via. Ho toccato tutti i vasi. Provo a parlare con testa di limone. Qui c'è qualcosa, cosa c'è qui? Una sedia. Questo trono è ciò che resta dell'era perduta. È sacro, perciò non sederti. Però c'è un coltello qui.
Non ti incazza. Allora quello che tocca tu nulla. E questo coltello? Pokemote. Nakudemo via ruote. C'è una lama affilata, io la posso prendere. Con cuidado. Presta attenzione, questo coltello è un rituale molto antico, è unico, insostituibile ed è molto affilato. Beh, almeno ho trovato un oggetto. Sì, ma stai zitto, mi serviva un oggetto. Ok, ora ho un coltello. Temetemi, vasi, c'ho un coltello! Non sai rimaneggiare un coltello così che potesse schiacciare la lama, invece deve rimanere affilato. Sei incazzato! Sei incazzato! Lo ridice? Eh? No. Ok. Dove sono i pettini? Perché sei incazzato così? Ma questo posso toccarlo? Oh, non c'è! No, i fiori no. Che hanno che si lamentano? Devo sempre gridare senza motivo. Ci sono. Ma no, non sono le lucciole che io posso toccare. Pensavo che erano queste lucciole verdi. Madonna, ma stati zitto, ho capito! Sto coltello! Se io non può raggiungere l'entrata, lo so, lo so. Il coltello mi sa che devo posarlo allora. Moro ti ho guate. Un cannetto nel firmamento, ma lì non c'è terra nell'acqua. Ma quindi ho tagliato la canna. Oh cazzo. E mo? Ho lasciato il coltello qui per terra? Gli ha dato una botta sdeng! Però ottimo, ottimo! Posso spaccare i vasi con questo. Prova. Non riuscirai a rompere il vaso con quella canna, hai bisogno di un oggetto più duro, quindi no. Un oggetto più duro. I vasi devo rompere. Un oggetto più duro, cerchiamo questo oggetto più duro. Si deve eccitare la canna. No. Ma se faccio così... Snake, mi hai sentito, mannaggia. Spero che non mi sentissi invece. Mi hai sentito. Ah, questo è l'oggetto più duro. Questo comunque. Colpire tronco con la canna non ti servirà a nulla. L'approccio più diretto. Sì, ma stai zitto! Eccolo qua. Ben fatto, giovanotto. Quindi c'è una noce di cocco. Prendi la noce di cocco. Duro fuori e dolce dentro. Pronto da mangiare o usare? No, io lo devo usare perché devo spaccarci. Vedi, posso utilizzare solo un oggetto alla volta. Andiamo a spaccare il primo vaso, no? Questa è vuota. Ma secondo me quella piena è quella lì. Aspetta, quella piena è quella che fa il rumore diverso. Che è questa qui. Questa faceva il rumore diverso. C'erano solo due. Ecco la lingua. Quindi adesso devo fare. Devo scambiare la mia noce di cocco con la lingua. Poi andiamo a piazzare. Poi torno a pigliarmi la noce di cocco. Vai. Mettila qua. Amutis Rai. Roller Zeo. Kilium Plo Hodor Cante. Ah, il fango secco blocca il meccanismo. Come posso lasciare la lingua per terra? Oh, che cazzo devo pulirla?
Pazienza. Andiamo a trovare l'altra lingua. Ma altra lingua dovrebbe essere, se non erro, di qua. Il vaso che faceva un rumore diverso era... Che era questo? Vabbè, tanto, potrei anche spaccarli tutti, eh. No, mi ricordo male. Allora era questo qua. Quello singolo qua in fondo. Diz. Esatto. Ora devo capire. Avviciniamoci alle statue. A meno che non c'è qualcosa qui, vediamo. No. Kili un plo Hodor cante. Aspetta, ho capito. Ah, ho capito, dov'è la il pezzo, la canna, dov'è la canna? La canna è davanti all'albero, vai, corri, prendi la canna davanti all'albero. La vuoi prendere, sì? No? Non la puoi più prendere. Non la prende più, ah, la prende, dai, la prendi? Bravissimo. Lascia lì la lingua, vai tranquillo, tanto so dov'è la lingua, vai. Proviamo a bruciare la canna. Funzionerà? No? Invece sì. Vai che funziona, vai. Anche questo? Questo fango brucia rapidamente. Ma non è fango, vedi che sono cose secche. Ok, adesso ne ho pigliata l'altra lingua. Liute, lascia quella canna infuocata lì. Sì, l'ha lasciata lì. Prima lingua appoggiata, l'altra l'ho lasciata davanti all'albero. Lo farei per te, ma non ho le mani. Vediamo se si abbassa il ponte levatoio. Ci siamo? No, ma che si abbassa? Si alza. Figo. Vuololoto puna. Almeno ti sei dimostrato degno di entrare nel tempo dello ieri. Grazie, grazie. Un idolo mascherato. Va bene. Va bene. Devo trovare l'idolo. Moriremo subito, tranquillo. Sto facendo le gare di macchina qua fuori. Ma che cos'è? No, che figo. Ok, va bene. Stanza degli specchi. Questo cos'è? Fristo niolo, manto. Qua c'è uno specchio, prendilo. Andiamolo a mettere nel... Spostati. Sai che va messo qua. Saikote guaretiga, fukote imako anse.
Ok, è uno. Sicuramente c'è qualche altro specchio in giro, eccolo qua. C'è un numero dietro, c'è scritto 3. Guardate che questi specchi non vanno messi qua, vanno spostati. Vabbè, prendilo, lo sposto qua e gli arriva la luce. Lo metti qua. Poi ci sono dei simboli dietro gli specchi. Non mi sconfinfera la cosa. Oh, io diventerò il sole. Infatti ho detto aspetta che andiamo, non è combinato. Sì, c'è un altro simbolo dietro questo specchio. Intanto lo appoggio qui, ma secondo me devono essere. Sì, devono essere scambiate queste specchie. Vediamo, ma devo capire come. Ah, quindi già sei arrivata. L'ho toccato e si è spostato, vediamo. Dove sei andata a prendere? Beh, tocchiamoli tutti. Guarda qua. Magari i simboli non servono a niente. È inutile, cioè è indifferente. Sta funzionando, vediamo. Vediamo se si illumina tutto. No, invece servono i simboli. Che in funzione dei colori. Sì, mi sa che è in funzione dei colori. Vediamo che dice qui. Non si è illuminato tutto, infatti. Sì, devo scambiarli. Fatta messo il rosso sopra. Aspetta, forse qui posso vedere cosa c'è. Magari sono le statue che mi aiutano. Sì, mi sa che i colori me ne dicono le statue. Manto. Vediamo l'altra. Perché è dormi un po'? Sono uguali. Fristo niulo. Manto. Sono uguali. Ok. La provo a scambiare altri specchi, vediamo che succede. Questi simboli che sono qua sopra. capito? No, ma non va bene. Un occhio deve essere rosso per me. Aspetta, perché allora la bocca deve essere verde. Perché sto guardando qua? Allora, il rosso sulla spirale è corretto. La bocca deve essere verde. Quindi la bocca deve essere verde. Un occhio rosso e l'altro di conseguenza deve essere giallo. Quindi devo scambiare il giallo con il verde. Quindi il giallo col verde devo scambiare. Quindi questo devo metterlo qui. Ma il verde si è già messo a mangiare.
Ok, quindi la bocca è verde ed è corretta. Questo metto qua. Ok, devo scambiare adesso il rosso con... No, che sto dicendo? Non no? Si è preso neanche il cibo per lei. Non si è preso neanche il cibo no. per lei. L'occhio blu deve essere l'altro. Proviamo a scambiare l'altro occhio. Perché la spirale secondo me deve essere rossa. Allora l'occhio blu col giallo. Questo col giallo scambialo. No, dici tu di più. Vai a prendere mangiare per te e la mamma. Vediamo che succede così. Ma prende il suo rosso. Ma quando ritorna vai tu a prendere. No. Questa prova la faccio. No, non mi sconfiggere che la spirale sia gialla. Ok, va bene. Va bene, mi sono rifatto con gli occhi. Sì! Andiamo avanti. Il villaggio. Perché ho guardato l'occhio, era rosso. Rosso-blu. Vabbè, uno qua a tentativi poteva anche arrivarci. Club. Uno a tentativi ci sarebbe potuto anche arrivare qui. Sì, fa Essung. Duas. Il gong? Dove sono i gong, scusa? Ah, eccoli. Duas mola. Sune, finalmente non abbiamo niente di simile. Anche se mi ha fatto un po' male. Ci ha dato spatta alla testa, tu cretino. Stanza delle scale mutevoli. Però vedi, già l'hai modificata che io posso salire. Fammi vedere. No, non toccare lì. Ma che sei pazzo? Vai sulle scale. Le scarpe. Le mie scarpe. Qui c'è un cucuta duas triste. Il martello, ok, per gongare. No, mia figlia ha che scarpe, siccome le uso io le sue scarpe, no. Le prese. Cerca le scarpe. Quindi ce le dovrei. Sì. Come le uso io? Sono dei simboli diversi. Bello, no, sei qui. Bello. Molto interessante. Capisci la parte da sola? Perché avevo portato. No. Ci sono altri gong in giro? Perché io adesso devo salire qua sopra per prendere la lingua del serpente. Ah. Suona? Ah. L'adoro. Questo qui è sbagliato. Ma se tocco questo? Aspetta, no. Allora, devo toccare questi in modo tale che non si muovano. Ok. Perché questi sono giusti. Perfetto, ora vai qua. Devi toccare questo e smuovere solo l'ultimo. Vediamo se è vero. Esatto. Guarda là! Ha funzionato, posso salire! Posso prendermi la lingua del serpente, vai. Ma nella scala. Non toccare l'ingranaggio. Oh, ma sei fissato. Sali. Stavo fatto un pochino, però poi mi sono
Eccola la lingua! Andiamo ad aprire la porta. Però questo secondo di questa camminata mi fanno io perché loro che si apre? Oddio no! La vivono male. Che succede? Sì, funziona, ma adesso devo. Devo riprendermi il gong. Il martello per fare il gong. Questo vuol dire che mi ha alloccato la. Capito? Si fanno la scala a metà? La scala di mezzo me l'ha alloccata. Non va bene. Perché tu devi essere. Cioè, devi essere. Parziale. Allora, questo devi riaccenderlo. Vediamo che possiamo fare. Devo rimetterlo come prima. Ha visto 130 e 30. Ho detto guarda che io non vado a prendere l'incarico specifico. Quindi se fai cazzo no. Se allora, quella. No, che cazzo suoni! Non dovevi suonare, cretino! Ok. Ho cliccato io ora. Questa va bene così. Questa la devo abbassare, quindi. Ok, questa è giusta, quindi spegnila. Ok, quindi devo abbassare quello lì. Era questo per abbassare? No. Love it. Ok, andiamo. Io mi sarei arrampicato a posto suo. Invece di sistemare le scale. Mi ha fatto bene lasciare il martello lì. Ah, vero? E dovevo lasciarlo. Io me lo stavo portando in realtà. Stanza del murale degli antichi. Ma che cazzo si è chiuso dietro? Vediamo che c'è da fare qui. Una scimmia. Un... cos'è questo? Un drago. Devo guardare intorno prima di andare nell'altra stanza. C'è un bottone però. No. Figo, premiamo anche questi. Andiamo a leggere. Un idolo d'oro come quello che stai cercando rappresenta una classe dirigente prima di diventare corrotta. Qui? Riconosci questa parte del murale? Kien rappresenta questo stesso tempio in fase di costruzione. Qui? Questo idolo nero di pietra? Ok. Rappresenta la gente comune, semplice ma forte e affidabile. Andiamo in un'altra stanza. Io devo cercare un idolo come questo, quindi, ok. Oh, che cazzo! No. Nakudemmo via ruote. E ho capito, ma... Nakudemmo via ruote. Vai a fare un bagno. Mi serve una luna. Però forse qua l'ho vista una luna, fai vedere. Eccola. Nakuna Ashitala. Hamakoa. Shuina.
Mettigli un ovo. Ho preso la luna. Dopo 300 anni non sono sicura. Ma sta zitto. Stella guida, guarda. Ti insegno io come si fa. Yes! Perché la musica è rotta? Oh cazzo! Ma perché ti ridi? Io casco e tu ridi. Non penso che si aprisse la porta. Oh cavolo, ti è morto. Dai, game over. Game over. Rispondimi per favore. Ma son caduto. Cos'è questo? Un labirinto. A Rio non piace il boom. Pokemon te. Nakudemo via ruote. Devo cercare qualcosa, ok. Giriamo. Sempre se non ci sono fantasmi. Che fantasmi? Nel gioco. Ah, ok. Figo sto labirinto. Comunque ho fatto un bel viaggio, cioè una bella caduta. Cioè dall'alto un bel viaggione fino a cascare per terra. Sarebbe dovuto morire. Spiaccicato. Questo cos'è? Moinateko, Mukotome accanto leke. La prima guida degli antichi, il suo primo viaggio. Saikote waretiga. Fukotei mako anse. Non per motivi di sangue, ma di spirito. Potete kawa kapoku. Moture. Posso prenderlo questo oggetto? Sa che devo metterlo. Guarda come mi indica. Su che? Mito. È carino, solo le pareti mi sorridono quando porti quell'oggetto. Che carino. Beh, io penso che devo metterlo nella prima stanza. Questo è probabile che mi ci riporti. Esatto. E dove lo metto? Proviamo qui? Magari non va lì, però. Lasciamolo lì per ora. Cerchiamo gli altri tre. Qui c'è l'altro. Amutis Rai, Rollo Orfeo. Il sacrificio per la comunità. Beh, ma è come quell'altro. Pensavo di trovarle di colori diversi. Invece blu pure questo. Credo che a questo punto sia indifferente dove li metto. Se
se hanno lo stesso look. No, qua c'è uno che si trova subito. Su che? Mito Pio Guanino. Mettilo qua. Quindi l'altro da dove lo andiamo a cercare? Perché io all'inizio sono andato sopra? Vabbè, andiamo di qua. Facciamoci un'altra strada di qua. Magari vado verso giù. No, ho sbagliato la strada. No, qui abbiamo preso quell'altro, quindi no. Mi sa che l'ultimo è stato dove l'hanno incastrato. Quindi andiamo a finire nella parte in alto della stanza. Meno che andiamo dritto di qua. No, forse sta di qua l'altro. Sì, eccolo. Sì, l'ho trovato tutti. Portiamolo indietro. Via! Via! Su che? Oh, ciao! Nazzaria! Buonasera! Ma no, guarda che motta animata che ho fatto Ali. Che carina, come stai? Buon pomeriggio! Dai che devo mettere l'ultimo pezzo. E mo che fa? Si apre il pavimento? Abbastanza bene, te tutto ok? Beh, io ho accaldato. Wow! Si è aperto quello in mezzo! Io sono accaldato, solo quello, perché non ho l'aria condizionata accesa, c'ho le finestre aperte. Sembra che le barriere si siano aperte, dobbiamo andare. Mm. Come se provenisse dalla bocca di un corpo senza anima. Io qua il condizionatore a cannone sto sopravvivendo. Cavolo. Ti capisco comunque. Provo ad andare da parte giù. Ma sai che forse questa posso anche non usarla? Prova a non usarla. Andiamo giù, vediamo. Magari mi serve quella, boh. Perché ecco, si è aperta questa porta. Ma io non la uso la. La torcia non la voglio usare. Devo cercare l'uscita. A meno che la torcia non mi serva per metterla che so da qualche parte. Io andrei giù. Giù, 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 vai, giù, 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 giù. Sì, vado sempre giù. Quindi dicevo che cerco di utilizzarla il meno possibile, l'aria condizionata. Fino a quando sopporto. Questa strada è chiusa.
prendere l'altra strada allora. Andiamo su. Speriamo che non ci sono trappole. Comunque con la luce della stella guida si vede. Ma è inutile prendere la torcia. Ripeto, a meno che non serva per qualche altra cosa, casomai torno indietro. Qua è chiuso. È grandissimo questo tempio. Io voglio salire. No, come l'ho detto. Qua si vuole salire. Sempre strada chiusa, torna giù. Che palle! Dove sarà finito quest'idolo? A me piace comunque questo elemento, adoro i labirinti. È chiuso, vai sempre su. Dai che forse ci siamo. Ho fatto tanta strada. Non fare quella faccia. Fidati che la troverò l'uscita. Porca puttana, ma è infinito però. È più grosso del mio paese sto tempio. Ma veramente? Più grosso anche del paese dove vivo io. Sicuramente la torcia mi dava la strada. Però io ho visto che c'era un achievement, supera il tempio senza utilizzare la torcia. Allora io devo farlo così. Non devo usare torce. E tanto la luce è bassa quella della stella. Qua abbiamo fatto il giro? Sì, abbiamo fatto il giro. Only the brave. Allora andiamo giù. Beh, comunque figo che non ci sono rotture di scatole a parte il labirinto, eh? Chiuso. E così stiamo tornando indietro? Non ho la sensazione che sia stata giusta questa.
forse sì. Abbiamo superato una porta. Quello sì, è già bello grosso di suo. Se c'erano dei mob era un delirio. Sì, no, infatti, vabbè, dai, questo comunque non è un gioco dove si combatte, è un gioco di d'avventura punta e clicca, quindi va bene così. Comunque sì, mi sono perso. Si è perso, poverino. 3 ore a girare così. Vabbè, prima o poi facendo le tentative la strada si trova. No. Anzi si aspettano, vai di qua. Il problema è non trovare nemmeno più l'entrata. Porca puttana, sì. C'hai ragione. E non c'ho una mappa in realtà. Non ce l'ho una mappa. Tanto come corre quel bimbo? Su, corri. Ma qua siamo tornati indietro? Mi ha fatto uno scatto strano. Praticamente è come Blue Fire sto gioco. Che gioco è Blue Fire? Amico, lo conosco. C'è una bara. Non dire ad altri che ti ho detto. Che te l'ho detto, se no mi apre la faccia. Perché? Perché? Che è come Blue Fire. Va bene, non glielo dico. In realtà, questo è uno degli enigmi. Non so dove. Aspetta, tu eri arrivato che già stavo facendo il labirinto. Prima ho fatto altri tipi di enigmi carucci. Non so se hai visto. Non so perché mi sto impuntando a farlo senza torcia. Ah, Blue Fire non c'era la mappa. Ah, ok. Ed era un'avventura anche quello. Ok. Però sto vedendo. Anche Cap l'ha portato. 31 gradi, facciamo il tè caldo. Donked! Ma sei pazzo! Perlomeno fatti un caffè. Tante chiavi, porte, fight e un po' buggati. Come stai, Donked? Oh, mi sa che ci siamo, raga. Mi sa che ci siamo. Come si chiama? Mi sa che ci siamo! Vedo l'uscita! Ma è buggata assai. E non ho utilizzato la torcia. Guarda che. Ma che figata! Cos'è questa cosa per terra? Vabbè, ma c'è. Le valutazioni sono tutte. Vai, dalla porta. Entra, 5. Entra nella porta. Ce l'abbiamo fatta! Ma bene, no? Sì, dai. Non so cosa sia, ma è figo. No, era bello quella stanza. Abbiamo superato l'enigma. Siamo arrivati qua. Sento voci da dietro quel muro. Lo fanno i Tuareg? Ci sarà un perché. Guarda che bastardi! Ripeto che sarà stato troppo figo doppiare questo gioco.
Liberi da cosa? Liberi di scomparire? Non c'è nulla al di là del tempio dello ieri. Non lo lascerò passare. Oh! Tanto io apro la porta. Esatto, così. Ma che lingua è? Vabbè, è una lingua inventata, don't. Allora, siamo in un'altra stanza. Vediamo che c'è da fare. Vedi, così è figo il gioco, eh. Così è figo. Comunque un punto e clic. Non ho un inventario. Ai rettili di... Cosa ha detto? Sono molto timido e molto difficile riuscire a vederne uno. Ma se io faccio così... L'ho preso! Posso utilizzare un oggetto alla volta. Guarda che bello! È il rettiliano. Se lo appoggio qui... Non mi dire che devo appoggiarlo davvero? Minchia, serio? Aspetta, però ci sarà... Quanti ce n'è? Uno, due? E li prendo e li poggio tutti là. Ciao, Poppy! Bella! Ciao! Li metto un po' a caso per il momento, così li metto lì al centro. Ci sarà sicuramente... Ah, ho visto dove sta la mappa. Ho visto dov'è, qua. Appoggialo qua. C'è un'altra... Ce ne deve essere un'altra statua, mi sembra che l'ho vista, eccola. Cerco di capire come impostarla. Andiamo a vedere le porte. Me la segna ma non fa nessuna azione qua. Allora... Io non ho tutta questa statua, però. Sì, c'è una foglia in faccia, vedi? Sì. C'è una maschera... Solo che, cioè, in realtà è come se fosse la sua faccia. Perché gli occhi li strizza. È troppo caruccio. Qui non c'ho niente. Ho preso la statua. Allora, vediamo, perché non riesco a capire. Serpente. Poi c'è quest'altro, ma vediamo le statue. Sono a pressione. Curioso, eh? Che curiosa sta cosa. Sto cercando di analizzare qua lo schema. Per esempio, questa che faccia ha questa statua? Castoro. Questo? La statua di Poaku. Poaku, un guardiano del vulcano, ok. Fatto di pietre di lava. Mangiare ossidiana per lui è vitale. Ah, ok. Questo cos'è invece? La statua è rotta. Un surigato, ok. Allora, questa qui l'ho riconosciuta, questa specie di robottone. E il robottone è questo. Devo provare una combinazione, magari metto il robottone e lo metto qua. Ah, ma non è che va fatta a fila, aspetta, mi sa che va fatta a file. Partiamo da questa. Quindi il robottone lo metto nel primo punto. Robottone lui, lo metto qua. Poggialo qua.
Ok, poi che c'è nel secondo? C'è il serpente. Ok, il serpente che è lui. Il rettile comunque questo. Lo metti qua. Ok. Questo è Castoro. Ok, Castoro. Lui. Vieni, vieni qua. Sì, ma prendilo. E lo metti qua. O prendi questo per esclusione, lo metti qui. Direi che non ha funzionato. Speravo che si illuminasse qualcosa. Beh, ne provo un'altra. Comunque vanno tutte in... le sequenze vanno tutte in orizzontale, perché non ci sono ripetizioni nelle parti orizzontali. Provo invece questa. Vediamo, il castoro è il primo, il robot è il secondo, e il serpente invece nel... Sì, ma statti zitto. Castoro il primo, ok. Devo utilizzare qualche combinazione io qui. Non va bene questa cosa. Una per ogni riga, secondo me ce ne vuole. Forse... vediamo se... se riesco a capire, tipo, forse dovrebbe essere tipo il Sudoku questo gioco qui. È possibile? Che devo posizionare le statue? Dove non ci sono ripetizioni in qualche modo? Per dire, qui potrei, forse posso capire, allora qui si ripete, ma qui no, qui no. È un po' complicato questa cosa, se devo utilizzare una statua per volta. Tipo io dovrei mettere forse, il serpente qui. Castoro qua. Ma il robot? C'è se qualcosa che me lo devi far capire. Provo a girare un po' la stanza, ma non c'è altro. No. L'unico indizio è questo che ho qua davanti. Va bene, allora provo a fare così. Tipo metto il serpente qua.
o forse una per ogni riga in modo tale che non si ripetano, però seguendo la sequenza giusta nei posti giusti, forse è così, uno per ogni riga in modo tale che non stiano nella stessa colonna, forse è così. Oh, voglio provare. Quindi tu vai qua. Poja comune, y en ecotella hoy. No. Vediamo, qua potevo metterla lei. No, effettivamente no. Questo è sbagliato. Dove posso mettere il castoro? Sotto, devo scambiarli. Ok, devo scambiarli. Hai preso nulla? Sì, ho preso qualcosa, l'ho presa, sì. Purtroppo ho speso qualche soldino, Poppy. Non gli è piaciuto così? Che castoro potevo metterlo qua? Il robot pure qua? Questo potevo metterlo qui? Poi il serpente... Ah, vediamo, il serpente su questa colonna appare solo qui. No, un po' anche qui, effettivamente, da solo. Però provo a scambiare il serpente, vediamo. Provo a mettere il serpente di qua. Purtroppo, se li giochi non sono mai... non sono mal spesi. Sì, perché mi sono fatto fregare per quello, purtroppo. Vabbè, ho preso la remastered di Mass Effect, quello sì. Ma cosa dice? Ok. Allora, questa è sbagliata messa lì. Questa è sbagliata messa qui, cacchio. Questa va qua sotto. Molto tipo Piatori 1. Questa tipo Piatori 1. Ah, credo che questa strada sia troppo mal ridotta per funzionare. Ah, vedi, mi ha dato un'informazione che io non avevo letto. Molto tipo Piatori 1. Potessi provare a mettere qualche altra cosa al suo posto. E che cosa? Allora, sì, una run completa, il primo, il secondo e il terzo me le sono fatte di Mass Effect, ma tanti anni fa. Quindi ho visto che c'era questa remastered su Steam che era scontata e l'ho presa. Ci deve essere qualche altra cosa. Mi serve una statua sostitutiva. Ma mi ci metto io! Aspetta, ma mi scambio, la tolgo e mi ci metto io. Come la posso... non me la posso togliere dalle mani? Ah, sì, certo che posso. La metto qui. E lì mi ci metto io. Vieni qua.
Cos'è sto rumore? Quindi non è questa la sequenza giusta, cazzo. No, aspetta, ma questo è il castoro, perché l'ho messo qua sopra? È sbagliato. Ho sbagliato, tu non qui. Tu qui. Ah, dannazione. Sì, ho sbagliato tutto. Allora, castoro mettere uno giù. Castoro uno giù, qua. Quindi ho preso proprio quel Mass Effect nell'ottica di rigiocarmelo tutto, dall'1 fino al 3. Ho preso anche Andromeda. Ho preso anche Andromeda, ma l'avevo preso già prima, in realtà. Quindi prima o poi mi giocherò quei 3 Mass Effect dalla Remastered. Il serpente l'ho messo qua sotto, ok. E poi vieni qua. No. No, aspetta, o nella prima o nella terza, o nella prima o nella terza, quindi o nella prima o nella terza lo metto qua. Quindi questo, qua. Ma visto che ci sono un tot di giochi indie free con Amazon Games, sì? Vabbè, presi, quelli li riscatto sempre. Questo così non ha funzionato. Certo che non ha funzionato, perché sto sbagliando tutto io. Perché mi distraggo? Allora, devo scambiare il robot qua, deve essere me, perché questo... Devo mettermi qua io, cioè devo togliere questo robottone da qui. E metterlo qui. Sì, l'ho preso, sì, c'è anche Monkey Island, sì, infatti. Vabbè, quelli li riscatto sempre, qualsiasi giochi siano. Allora, il robottone è qua. Oh no, nell'ultimo. Nell'ultimo. Qui. Il serpente non lo posso lasciare qua. Credo che vada messo qua. E poi io... No. Il serpente l'ho sbagliato. Sì, ho sbagliato, il serpente va messo qui sotto. No, qui devo metterlo. E il castoro lo devo spostare di conseguenza, quindi il serpente va qua. Il castoro dove lo metto? Posso spostarlo uno giù? Eh no, non va bene questa sequenza. Castoro uno su, non uno giù. Il castoro uno su. Qui. E io forse qui. Non ha funzionato. Non ha funzionato. Quello di Frankenstein merita un'occhiata. Non ha funzionato. Mamma! Allora, stavolta l'ho messi giusti, castoro qua.
Robo qua, serpente qua e io in teoria qua. Ma andiamo a Credone domani? Perché io vorrei andare là, ci andiamo. Devo spostarli. Però se io riprendo questa statua che fa? E la metto qui, mi dà lo stesso messaggio. Molto tipo Piatori Juno. Mi ci metto io così. Sì, ma secondo me mi ci devo mettere io, proprio io. È giusto che mi ci metta io. Però non mi dà un... mi dà il click giusto, vai sopra. Vabbè, sposto le statue, vediamo. Spostiamo le statue di nuovo. Un'altra sequenza. Vediamo. Una di qua. Castoro uno giù. Serpente qui. No, anzi no, la serpente lo metto qui. Castoro. No, il robottone deve stare fra queste tre. Ok, quindi potrei mettere il castoro al posto del robot. E il robot qua sopra. Il serpente qua non posso metterlo, metterò qui e qua mi ci piazzo io. Oh, bella, ciao Fra! Che gioco stai giocando? Aspetta, devo rileggere bene la frase che hai scritto. Che gioco stai giocando facendo? Veramente questo si chiama Il Rito delle Stelle, dovrebbe essere in italiano. Right from the Stars. È un punto e clic, è un gioco d'avventura con degli enigmi. Sto cercando di capire questo enigma, che è un po' più complicato degli altri, perché devo seguire, comunque non mi dice di preciso che sequenza devo utilizzare, quindi la sto cercando. Oh, dicevo, il castoro lo metto qua sotto, il robottone là sopra. Ok, vai, proviamo. Che devo scambiare. Il serpente mi sembra che va messo uno giù. Boh, vediamo se andava qui. Forse no. No, infatti, il serpente dove andava? Qua. Forse non va bene, non va bene, perché in questa linea non mi posso piazzare. Sì, mi posso piazzare. Sì, qui. Non si apre, non succede niente. Sono messo giusto. Nella mia testa. Sono nanetti. No, sono idoli, credo. Ripiglio questa statua e quella mi dirà: no, è troppo spaccata questa statua, non funziona. Molto tipo Piatori Juno.
Infatti mi ci ero messo io, sperando che funzionasse. Oh cazzo, molto abbato. Non volevo. Non funziona. Non funziona così. Non funziona. Devo utilizzare un'altra sequenza? Quale? Provo come ho fatto prima, metto tutti in una riga. Vediamo che fa. Metto tutto in una riga e al posto di quello mi ci metto io. Vediamo. Poha comune. Iene kote yaoi. Che mi dovrei fare uno screenshot di questa cosa, perché ogni volta spostarmi mi fa impazzire. Ah, il serpente va qua, quindi dobbiamo invertire queste due. Una codaita foca mi usa. E io mi metto qui. Non va. Vieni qua giù. Poi non ti sposti bene, eh. Sei stronzo. Non ti sposta bene. Mi faccio uno screen di questa di questo schema così, perché sennò mi rincoglionisco ogni volta a fare avanti e indietro. Ok, mi faccio questo screen così ce l'ho sempre davanti. Vediamo un po'. Poha comune. Iene kote yaoi. Sì, ma se ti stai zitto, Stella, è meglio per me. Proviamo così. Il robot qua. Sposto il castoro qua in alto. Cercando di capire questa sequenza di immagini. Che io guardo di là perché c'ho lo screenshot del muro.
Questa è una sequenza che ho già provato. Ma troverò quella giusta. Questo non va bene. Forse così. Possibile? Minchia, sì! Sì! Porca vacca, sì! Papà! Perché devo fare la diagonale? Dai, devo fare la diagonale! Bellissimo! Comunque, vabbè, è la sgamata che dovevo mettermi a posto della statua, eh. Cioè, con lo screenshot davanti era un po' più semplice. Perché se lo devo fare sempre avanti e indietro, vedo dove cazzo stavano i simboli. Ma questi sono fantasmi. Salve. Mi stavo osservando da quando sei entrato. Non ti abbiamo osservato, ma anche aiutato ad andare avanti. Ma veramente? Sono stato io ad aiutarlo nel labirinto. Bla bla bla. Io la torcia non l'ho usata. Mi abbiamo sentito prima della stanza. È chiaro che io non devo in mente. Ma quale? Quale piedistallo, scusa? Che tutto tappeta e lipo jaculapo, tu hoa woku totolotolo, nali aneko eimo de pona, poi tutto tanumo alaka. Apeta e lima kuwalapo, laka hotu huna taika hoa koamu hoi tu hoa koko takuna tedi. Suse suboku, shumei daku. Chi lo sa? Qui devo mettere la statua. Qui devo mettere la statua. Suse suboku shumei daku. Mi pare che era quello verde che mi voleva aiutare. Non faccio a capirlo. Chissà se devo, posso salvare la partita a proposito. Oddio, non lo so. Menu principale, scegli il gioco. Ma salva da solo, spero. Sta venendo il dubbio. Ma mi sa che salva da solo. La statua del castoro. Oh, io provo a prendere la statua del castoro. E gli metto quella. Vediamo che cacchio succede. Moriremo. Guarda come è appesantito, poi non riesce a camminare con la statua. Vediamo che succede con quella del castoro. Ma sì! Sì, era quella giusta, il castoro, sì! Che culo. Ben fatto. E grazie per essere fidato di me. Ti auguro buona fortuna.
andiamo avanti. A meno che non casca ora il ponte, no? Io ti questa capuna te le topuna tutte di oh, 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 state calmo. Oddio, corri! Corri! Minchionato, lo sapevo che la buttavo. Corri! Ma che cazzo fai? Corri! Dunque, goi su Kinem. Ma almeno questa volta non sono finito nel labirinto. Cretino. Che cazzo era? Un ragno? Buona cena, Snake. Certo che è terra morbido. Minchia, non hai visto la caduta che abbiamo fatto prima. Cazzo. Cos'è questo rumore? Ma cos'è? È morto! Non è? Sono io. Non è core, Kim. Quella maschera appartiene a un bambino della tua tribù. E non so. Ma non ha gli occhi sotto. Questo sembra quello di Atlantide, questo qua. Pezzo di idolo. Sì, Donk, avevo veramente paura, eh. Il problema è che non posso appoggiarli gli oggetti. Ah, guarda qua. Raga, è un drago, eh! È un drago! No, ma che serpente, è un drago! Ma si vede che pale... o è una viverna o è un drago? Che cacchio dici il serpente? No! No! Mola! No, ma che non funziona, no! Oh, devo prendere i pezzi giusti, fa vedere. Io l'ho appoggiato così tanto per toglimelo dalle mani, allora. Quello sarà morto di fame lì, poverino. I simboli questi sembrano giusti, allora devo prendere... Allora, prendiamo il primo. Non ci vedeva più dalla fame. E ci è rimasto. Tutte ste ragnatele però. Prendiamo poi questo. No, aspetta, forse ho capito. Oh, vabbè, intanto mettiamoli così, va. Perché qua ci sono due busti, è sbagliato. È sbagliata sta cosa. Questo busto non va bene. Proviamo a mettergli la maschera. Secondo me la maschera gliela piazza, eh.
¡Chao, serpentalo! Vedi? Vedi che funziona? Guarda! Guarda! No, bellissimo! E dove va? Oh oh, ha aperto un occhio. No, ma è un... è palese! Scappa! Incazzato! Datemi mune toico. Secondo me il serpente si deve mangiare l'idolo. Io ne devo fare uno. Vediamo chi dice. Ok, prendi quello. Su questo che dici? Ok. Mi aiuta lui. Forse in questo modo. Vediamo se il drago barra serpente si mangia l'idolo. Peccato che non possa tenerlo come ricordo. Vediamo che fa. Lo sta guardando. Vedi. Oh mio Dio, sei incazzato? Se l'hai mangiato! Ma non è che devo passare mentre... aspetta. Mentre pallito lo passo io. Cammino più o meno vicino all'idolo. Vediamo. Il serpente sta guardando l'idolo. Non sta guardando me. Serpente barra drago. Vediamo che fa. Gnammo. Ciaone. Guarda sei rincoglionito. Oh vieni. Sono passato. Non è che devo salire sopra? Boh, intanto voglio vedere un attimo che c'è di qua. Un fungo! Che cos'è questa cosa? Perché ha fatto così? Ha sputato, no? Psicaterico, sì. Vabbè, io provo a salire, vediamo se il serpente il barra drago mi mangia. No, non mi può mangiare, ormai sono passato. Stanza delle quattro statue. Altre statue. Basta statue. Ma posso ancora salire? No, aspetta. Guarda dove sono. Dove c'erano i fantasmi? Ah, ecco, allora ce l'ho fatta a risalire. Da dove sono risalito? Da qui. Perfetto, quindi devo salire. Devo salire. Vai su. Devo andare su. Su voi, Kim.
Pupe, Pupe. Guarda, guarda che ci sono due idoli qua, quello di pietra e quello di oro. Ha contato 1984 scalini, ma ne basta la pena, l'idolo mascherato è proprio qui. Beh, ce ne sono due. Dola bona. Guta hani puna te haome danika, hoi guta hani puna te padea te pu. E quello devo prendere. Tu dai to imana takua guteloko hoi takua ponalimakoa joliakua teina. Lilapo tu pohono hogua kolito o tu dai to joilito toe nauloto tu joto nahuiakapo. Takoje, poho guatako le kojeila. Tu hogua lo... Più veloce del fuoco? Cosa? Tu imo tayoha, koke de tea, koke. Que tu cocota y mojui hoy tu tepomana a caliguatoa, tu jowa no cacapuna. Tu sei matto. Tu sei matto. Allora io prenderei quello di pietra. Forse uno qua, uno qua. Boh, proviamo. Moture. Joto te tikawaka poco. Oi yoru. Fammi però. Se lo mettiamo di qua. Danica Vitono Amume, mio taparo. Come Ailani Tekio, Neko Toshumeyu. Infatti vanno scambiati, era giusto. No? Aspetta, ma qua sotto c'è altre cose, ci sono. E vabbè, allora giriamoli. E che devo fare? Tanta pazienza. Credo che faccia le fa. Come hai l'anni tecchio? Neko Toshumeyu. Danica Vitono Amume, mio taparo. Li ho messi scambiati. Forse devo prendere la strada d'oro e metterla di qua. Solo lei? Il buco in sé non è importante. Ma che cazzo stai dicendo? Mue! Aretoshi meko, piki ade. Oh.
Me lo porto in giro. Danica bitono amume. Mio taparo. Mio taparo. Ma sì, ma mi hanno appoggiato qua. Ma scusa, ma l'ho fatto. Che cavolo mi... Parlo con lui. Loco imo tu kiki te gui a capo. Da hani io pilele o culo. Ma perché dice culo? Mue! Aretushi meko, piki ade. Scambiamo questa, mettiamola qua. Sì, dice culo. Esatto. Danica bitono amume. Mio taparo. Mio taparo. Loco imo tu kiki te gui a capo. Tahani io pilele o culo. Ma dai, io pilei a culo, culo, dillo di nuovo. Loco imo tu kiki te gui a capo. Tahani io pilele o culo. Ma se me ne vado? Per dire. Non se ne va. Oh dai, caspiterino, ho fatto tutte le prove. Allora, no, aspetta, forse questa prova non l'ho fatta. Prendi questa e portala di qua. Mi scambi un po' le statue, non c'ho altre alternative, l'ho provato tutto, c'ho solo questi 4 punti di... No, vero? Come hai l'ani tecchio? Neko toshu meyu. Loco imo tu kiki te gui a capo. Tahani io pilele o culo. Sei noioso, lo sai. Allora, non funziona. Come la mettiamo? E invece funziona. Ah. Invece funziona, andavano girati, vaffanculo. Come hai l'ani tecchio? Neko toshu meyu. Io come a cupa. Coche l'ijo tu teku wahapuno upa. E quindi? Ma bastardo! E quindi? Devo correre. Sugoi kirin, hai l'ani no hoke. E io corro. Ah no, aspetta. Non è core, Kim. No, sono bruciato. No, sono bruciato. No. No. Oh no. Quanto ti kawaka poco. Oi yoru. Mi sono bruciato il culo. Vabbè, però adesso so quello che devo fare, eh. Non mi faccio fottere da lui. Non mi faccio fottere da quello stronzo culo. Che adesso appena io apro... vedi, la cosa che non avevo fatto è che questa statua non me l'avevo portata giù, quella d'oro. Non me l'ero riportata giù. Io devo mettere questo qua. E ora lui butta il fuoco. Wow!
co che l'hijo tu te. Ma il rito deve continuare. Ma come cazzo prende fuoco lì? Come fa a prendere fuoco il pavimento? Bastardo. Dai, su. Vai. Go. Su voi, Kirin. Ailani no ho che. Diaku, vole, kitu, hai te con te? Sì, ci provo, cazzo. Ma non è facile che lui non corre. Oh mio Dio, ma sei serio? Non è core, Kin. E non lo posso più prendere quello. No, ho perso la statua, porca puttana. Muritone ci sono. Timo Piasova, Nico Yosha. Non è core, Kin. Sono morto tanto, la statua l'ho persa. Oddio, mondo crudele. Devo riprovare da capo. E il fuoco brucia. Ma sono morto. Lì ci andava quella di pietra. Ai te con te. No! Che figlio di tua madre. Figlio di tua madre. Ah, ecco perché prende fuoco, perché qua c'è tutta l'erba per terra. Kimo Piasova, Niko Yosha. Ciao Billy! Come stai, bello? Che mi dici? Komu ailani tekyo, neko toshume yu. Io c'ho un problema adesso, caldo, minchia, sì. Sì, sì, sì. È un po' in tutta Italia, eh. Se giro questa? Io come a cupa. Butta quella. Ailani no hoke. La piglia la cazzo, prendila. Non è core, Kin. Come hai l'ani tecchio? Ne cuoto io meglio. Non è core, Kin. Ce la faccio a prendere quell'altra statua? Minchia, provo a pelo. Porca puttana, provo a pelo. Ma non posso correre. Non posso correre. Non è core, Kim. Che cazzo ho aperto? No, muoio. Ma dai, ma come si fa? Ma come si fa? Kim, lasci me. E sono morto? Mi sono bruciato! Dovahkiin ha detto. Dovahkiin! È ingiusta sta cosa. Lui con la statua non corre. Ma non è che corre con questa qua di pietra, fa vedere. Con quella di pietra corre. Perché cava. Con quella d'oro no. Quindi devo fare prima quella di pietra, vediamo. Vedi, con quella d'oro non riesce a correre.
Perché? Appoggiala, appoggiala! Ho sbagliato l'estate, Sma! Ho sbagliato! Sei un suicida. No, che cazzo sto dicendo? Sei un omicida tu, Lemon Tree. Lemon Tree. Testa di limone. Tacci tua. Allora, prima prendiamo quella d'oro e la porto giù. Appena io apro un'altra statua, con lui corre, eh? E con questa corre. Quindi apro, poi lui butta il fuoco. Faccio andare io veloce, prendo questa statua e corro. Diaku, pole, kitu, aite kote. No, non sto sbagliando. Ma vaffanculo, figlio di tua madre. Posso risalire? Fuori, sopra non c'è il fuoco, aspetta, aspetta un attimo. Guarda che ti spegni? Wow! E stai zitto, non c'è il fuoco qua sopra. Aspetta che si spegne. Furbo, eh. Poi un bug che magari... Magari non si... No, non si spegne quello sotto, sì. Si spegnerà? Si sta spegnendo! Oh, guarda che culo. Allora, prendi questo. Si è spento, vai tranquillo. Vedi? Vedi che si è spento. Ah. Non mi mettere fretta! Statti zitto che era tutto un bait, bisognava risalire. Allora, quello d'oro va. Va a destra. Dai, spegniti. Allora, se non ti stai zitto, comincio a innervosire, eh. Appoggia qui, eh. Dov'è la statua quella di pietra? Ah, eccola. Ah, che si sta spegnendo, vedi? Guarda, guarda che si spegne, guarda, guarda che si spegne. Si sta spegnendo. Allora, quella di pietra me la devo riportare da quest'altra parte. Guarda che... Oh, oh, dai, che si è spento. Dai che si è spento. Allora, questa d'oro è andata di qua. Vabbè, dai. Era facile allora. Ali, salite. Ok, perfetto. Ali, andiamo. Non è che risale il fuoco, no? Non è core Kim. D'accordo, Kim! È ancora acceso, no? Ok, devo aspettare. Questa credo che io debba andarla a mettere di qua.
Diaku, pole, kitu, aite kote. Dai, che si sta spegnendo, dai. Ho fregato. Ti ho fregato. Muritone ci sono. Ti ho fregato, forse. Come Ilani Tekio. Neko Toshio Meiu. Lo qua, no? Mettilo qua. Un cuore che... No, allora mi sa che devo andare dall'altra parte. Ma tanto li provo tutti. Che me frega. E addirittura qua ce ne sono quattro. Diaku, vole, kitu, aite kote. No, ma era impossibile farlo col fuoco mentre scendeva. No, deve essere forza fatto così. Ma non è che ora il fuoco non risale, ma io non penso che risalga il fuoco. Muritone ci sono. Dai, che si è spento tutto, sta tranquillo. Ok, alla grande. Era l'ultimo? Ce n'è altri? Vediamo. Ce n'è un altro, minchia, andiamo a recuperare la statua. Oh, prenderei quella d'oro. No, almeno con questo corro. Madonna, sempre di più. Muritone ci sono. Dove si costruiscono gli idoli? Come hai l'anni tecchio? Neko Toshio Meiu. Muritone ci sono. Senti Stella, mi hai cominciato a rompere le scatole, eh? Poverina, quella è preoccupata. Oh, finalmente. Un corekin. Dovrebbe essere l'ultima scala. Vediamo se è vero. Un corekin. No, ce n'è un'altra! Ce n'è un'altra! Senti, vado a pigliare l'idolo d'oro, eh? Muritone Tetsume! Muritone Tetsume! Sento ancora il rumore del fuoco! Allora, quello d'oro andava di qua. Dai! Gigi! Ma te la sta portando la statua? Perché te la porti appresso? Ce l'ho fatta! Le prove della saggezza mi sono piaciute tantissimo. Papà. Yeah. Potevo prendere anche quello di pietra. Beh, quella cosa del fuoco non mi è piaciuta, no. Spaventata morto col fuoco. Sì, col serpente. Duas mola. E i gong che sono piaciuti.
mi ha sboccato la cement della statua d'oro. Quindi mi mancano altre due prove in teoria. Comunque non era un serpente quello, dai, era palesemente un drago. Altro che serpente. Oggi è un buon giorno! Ho superato il cammino della saggezza. Grazie, grazie. Trovate il modo di fare le pata come quelle del Mac, veramente, don't! Ma fine, quindi... Cioè... Don't, cioè... Ho attraversato il tempio di ieri, inoltre ho recuperato l'idolo di oro massiccio. Ho dimostrato sangue freddo. Che buonissime quelle patatine, Donkt. A proposito, ottimo lavoro, sei stata una stella guida eccezionale, eh? Vabbè, bravo, Oku. Danke! Ha detto in tedesco, ha detto danke. Una volta completato il cammino, se già puoi affrontare il nuovo sistema, però se sono... Bene. Quindi in teoria si può rifare questa, ma non voglio. Devo fare le altre due prove. Allora, un'ora in bagno con acqua leggermente zuccherata con destrosio. Ora la domanda nasce spontanea. Dove cazzo hai comprato il destrosio? Polifrigi. Vabbè, sì, beh, sì, che polifrigo, ok. Dove hai preso il destrosio? Su Amazon? Al supermercato non ho mai visto il destrosio. Al supermercato? Non l'ho mai trovato! Beh, a questo punto io ci devo provare, donna. Vabbè, quindi non le hai tagliate fine le patate? Sì. Che cazzo è sto rumore? Ah, destroso fruttoso in polvere, ho capito qual è. Ok. E ho capito anche perché provocano ossefazione quelle patatine, perché sono zuccherate. Ah, hai usato il macchinino, va bene, ok. Cos'è sta cosa? È la prova del fuoco, parlo con te. Vabbè, andiamo qua, dai, alla prova del fuoco. Io me come tu, upa tu, duhue, huna tika waka, ho waha ho, waha ko tate u, hoi pe hailani, una hai ke hoi. Come devi mettere la patata? Chiudi il coperchio e ti escono già tagliate! No, tranquillo, vabbè, ci stava tantissimo il caps. Però sì, ce l'ho anch'io quel macchinario, ce l'ho pure. Poho ma koluma cho wai, kone tu kuneli. Hotutemokawa, hoitoa, kikina amito. Io to tapukalatu, molokido, dete puna. Livo tuko, pohiwo tu waha, koau i molaka tuaka. Sono incompleto? Tota kuotoa, loko i mokalupohivo, komo no niholo makoa. Ah, parte delle mie anime risiede nella giungla, ok. Imatua io, poimo kikikune tunamitopo. È il momento che mi riunisco all'altro pezzo della mia anima. Comunque, sta risultando carino questo giochino, Makoana hoi lukumana, akahuna hukumoa. Leudoi tuhumahu aiwa, hoi lokuimotahuna metapole. Che cos'è quel coso? Olo makoa imo liniko puna nahuna. Lukumu mahuna linoku tekami. Loko te kami e tiko nilito, lulutakana. Pakalaka temino, lihotu temokawa. Il surricato del potere! Kuma imokalido. Leto iotitia mirknatu. Lehimo huna. Permetti di presentarti Mir. Leimo kuo palul. Mirl? È timido, ho visto che è timido. Stai
cose che si gonfiano. Ciao. Il dolce ti fa salire la serotonina, il sale ti fa venire sete. Ricetta per il crack. Il crack, spostati. Sì, ma infatti sono fatte apposta, Tu te cami moitili a cote. Coque con cuidado. Pauco como woku na wutetu. O wawoku na likalikumo. Sugoi. Che stanno a fa? Cosa? Ma perché? Tu paku howa. Si è diviso. Tico poca huna kumoa. Hoja eto. Tu howa tako kotaku. Awaitu li polimono. Io howa tatau tu upa li kalikumo alite. Mi podeko temo kawa. Io howa koau tu daito kolo. Che figo. Poca tu lopuna kuenata puna. Mi aspetta la trasponda. Alla scuola del coraggio, ti spiegherò cosa devi fare quando arriverai lì. Va bene. Durante il cammino del coraggio usa il tasto destro del mouse per controllare Mirle e il tuo surrogato del potere. Ah, ok, così. Quindi lui va qua e io vado di qua, per dire. Ah, oh mio Dio. Comunque sì, Donked, praticamente che 10 al climatizzatore. Finally. Per quanto riguarda le ricette del Mac, sono fatte apposta per crearti assuefazione e farti mangiare a meno 10 ore, ok, va bene. Per farti, cioè per darti assuefazione e per non fartela passare la fame. Ok, vediamo se non faccio stronzate. Cazzo. Perfetto, siamo tutti e due qua. Oltre a quella piccola cosa chiamata diabete. ma non è di qua che dobbiamo andare? Ma forse è che ci dobbiamo muovere tutte e due? Sì, è di qua che dobbiamo andare. Ok. Che botte che gli ho dato. Ma devo stare attento qui. Aspetta, questo ci muore. Questo è veleno. Ah, i surrogati sono immuni al veleno, va bene, ok. Quindi io no. Ah! Cazzo che botta, poverino. Che cos'è? Allora tu devi salire qua sopra. Sali. Allora se io premo questi si sgonfiano.
Ok. Perfetto, vai avanti. O tu premi questo e si dovrebbe sgonfiare questo qua, vai. Speriamo. Allora, vediamo un po'. Ok, allora tu sali sopra. Mi fa morire quando ti prendo la botta. Allora, stai fermo qui. No! Coglione! No, tu stai qua, mi confondo con i tasti. No, perché sei caduto? Parte un po' complicatuccio, ma non impossibile. No, coglione, coglione. Ma devo temporizzare bene. Allora, aspetta un attimo. Corri, 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 corri! Bravissimo, allora, se tu vai qua, credo che... Perfetto, era quello che immaginavo. Ma cosa? Ok, ok, devo... che devo... oh mio Dio! Mi fa troppo ridere. Dai, premi sto coso. Bam! Allora, qua c'è il veleno. Il veleno... Tu sei immune, quindi devi andare tu avanti. E come funziona qui? Ok, quelli si sono scaricati. Corri, 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 corri. Vai! Oh, mamma mia, che ridere. Giungla di Kailaka. No, Kaikala. Kailala. Quella lì. Ah, quanto è buono questo veleno. Scusami, allora qua. No, 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 no. Coglione, sei ricaricato. Siamo morti tutti e due. Non me lo fare rifare tutto da capo. Bravo. No, fermo! Ma fermo, aspetta! Kerr! Aspetta che scarichi il veleno e poi ti muovi. Adesso. Tu chi cazzo sei? Come la faccio scattare quella trappola? Ah.
qualcosa che non mi guarda. No, che t'avveleni, fermo. Va qua. Come facciamo qui? Ma non c'è modo. Aspetta, sì che c'è modo. Tu puoi salire. Ecco. Ora sì. Però ho sbagliato. Allora riscendi. E tu aspetta qua. Tu risali. Spostati da lì, spostati da lì. Oh cazzo. Fermo, fermo. Dai. Allora, fermati qua. Scendere. Non ti butti giù? Ok, perfetto. Così dovrebbe spingerlo, perfetto. Mamma mia. Mamma mia. E che è sta roba? Moinate co. Ho visto quante piante palloncini. Aia. A me non mi fa niente. Cosa? A me non mi fa niente. Qui è un bel problemino, come si fa? Oh mio Dio! Non me l'aspettavo questa. La tua freccetta è una fogliolina. No, non me l'aspettavo questa, cazzo, sono cascato di sopra. Moinate co. No, aspetta, 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 forse lo so. Che rinasci ne? Ma come cazzo cade lui? Ma in attacco. Come cazzo è caduto? Allora, fammi capire. Qua c'è il veleno.
Devo portarci lui sotto. Piscia. Non c'ho gli occhiali, sai. Vediamo. Qui a Milano intanto sta tornando di nuovo giorno? In che senso? In che senso di nuovo giorno? Vieni giù? Perché non viene giù l'ape? Oh, finalmente. Ma qui col veleno come si fa? Posso scendere io? C'è più luce di 3 ore fa. Forse il nuvolone sopra Milano riflette la luce. Ah. Guarda che se sta... Se stelline non si stanno zitte. Allora lui dovrebbe scendere giù, come fa? Ah, ecco. Madonna, ma che cazzo fai? Vabbè, ho capito però. Devo non sbagliare i click. Vieni giù. Ok, fino a qua c'eravamo. Quindi... Come passo io di qua? Aspettare quest'ape. No, cazzo. Ma ce l'ho fatta, dai, ce l'ho fatta. Vai! Ce l'ho fatta! Che coordinazione di merda. Corri. Corri! Ma sei un coglione. Snake, c'ha ragione. È arrivato il momento di bere.
Ma che cazzo, ma veramente? Allora, prima è meglio avvicinarsi. Kerm, no! Dai che piove stasera, dormo fresco. E dura poco a livello di tempo quella roba lì. No, tu devi stare qua sopra. Ma che cazzo sei, stupido? No, vabbè, ma figurati, no. Queste cose stupide, no. È il livello di temporizzazione sbagliato. Poi magari sbaglio a cliccare, eh. Ma lui deve stare qui. Non ha funzionato, ehi! Guarda, dura veramente pochissimo il tempo di questa roba. Sembra che sentire proprio praticabile, la giungla è molto tranquilla di notte, non pensi? No! Non è tranquilla di notte, no! Ma mi ricorda una storia molto bella. State zitto. E quello chi è? Una scimmia. Ma che? Devo schivare i suoi attacchi. In che senso? Proprietà della giungla di Kailala. Scusa, ma lui si muove. Minchia, ma sfiorata. Dobbiamo andare fino a lì. Madonna, io ho preso in testa. Twitch Beta mi dice controlla le nuove emote di Alf. Ma non ci sono nuove. Vabbè, che ci vuoi fare? Si diverte Twitch. Minchia, che botta di nuovo. No, per favore. Lui sta guardando di qua, quindi vai tu di qua. Ma che cazzo l'ha preso? Un cecchino, ma peggio di un cecchino. Vabbè, veloce, 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 veloce. Io se acchiappo a lui? Ah, non mi ha acchiappato. Non l'ha acchiappato. A lui lo prende subito. Bam! Dove sei, ride qua? Se ricomincio tutto da capo? No, meno male. Però la botta mi fa troppo ridere come gli arriva in testa. Mi fa troppo ridere.
Vabbè, prima deve andare quello piccoletto. Ma lui se va di qua? Ma no, ma che cazzo? Che botta! Sì, non morire. Ma effettivamente non può morire con una botta così. Ah, t'ho fottuto. Niente, mi ha fottuto di nuovo lui. Faccio andare veloce. Allora, faccio muore lui. Ok. Quanto cazzo salta? Madonna, ma come l'hai preso? No, non è facile sto con gli... Allora, devo utilizzare il piccolino per fargli tirare la noce di cocco. Quando lui la tira, muovo l'altro. Vabbè, comunque non è difficile. Effettivamente hai capito il meccanismo, no? No, ha ucciso il piccoletto! Ha ucciso il piccolo! No! Cazzo, l'ammazza il piccolo! Bastardo! Allora, qui non ci riesce. C'è il palo davanti. Qui è uguale. Qui devo far muore prima lui e poi il piccoletto, vediamo. No, minchia, proprio in faccia, BAM! E in faccia proprio preciso. Devo capire bene come fare l'ultimo pezzo. Può tornare indietro? Sì che può tornare indietro, ok. No, no! Hai barato! Ha barato! Devo fargliela prima tirare. E poi andare, quindi lui torna indietro. Appena la tira lui si muove. Ok. Ok. Ce la fai? E mo ce la fai a muoverti di qua? Chiamo la chiappa. No, ce l'ho quasi. Devo fare un po' di avanti e indietro. La vaffanculo! Vaffanculo! Però fa ridere come gli arriva in faccia. Ok. È il problema far arrivare lui là.
No, l'hai preso! Porca puttana, l'ha preso! Cazzo, quanto è difficile qua! No, fermo! Ho sbagliato click di merda. Ho sbagliato il click. Corri! Che l'ha tirata quell'altra. Allora, tu vai qua. E mo? Subito? No, non c'è andato subito. Ce l'ho fatta, devo muovermi subito. Stronzo! Dove devo andare qui? Ma lo becca. No, invece no. Allora, se tu ti muovi qua e tu qua. Qua è difficile. Qua è difficile, cazzo, è difficile. Però mi fa ridere. Mi fa troppo ridere. No, ma devo fare avanti e indietro in qualche modo. Quindi lui è qua. Tu vai avanti. E mo? Se vai qua? No, non lo prendi. Ah, cazzo, l'ha preso. L'ha preso. Qua lo prende. No, ho preso quell'altro. Ce la posso fare. Che lui ha tirato qua. No, devo fare avanti e indietro. Come ho fatto prima. Avanti e indietro come ho fatto prima. No! Mi ha baitato. Mi ha baitato di brutto. Corri. Allora, tu vai di qua, lancia la palla. Bravo. E mo? Ma sei pazzo! Madonna, ma... Ma come? Okay.
fottuto. No! No! Allora, qua devo essere veloce, allora. Sai che devo essere veloce. Devo fare ta 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 ta. Che se fa così. Lui tira la palla, io vado di qua. Lui ha tirato la palla. No! Non l'ha tirata la palla di là. La palla, la noce di cocco, altro che palla. Ora l'ha tirata. Tirala. Bravissimo. Andava fatto così. Quindi bisognava aspettare lui. Tirava, 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 tirava. Non c'era giù, se dopo la scimmia, se riusciamo a spaventarlo un'altra volta potremmo fuggire. Spaventarlo, come facciamo a spaventarlo? Ah, devo prendere. Ah, vuoi dire che posso. No, no, no! E mo? No! No, se... Si è rapito l'animaletto! Ma no! No! Colosseo in rovina! È il mio animaletto! L'ho messo in prigione! L'ho messo in gabbia! Ma che cazzo? Sugoi Kim, Toto Imagedo Mirk. Ma... No, scusami. Ah, sì, 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 sì. Madonna! Ma che cazzo vuoi? Ma che ti ridi? Le api mi sei... Ah, togliti da lì, cretino! Niente, è un cretino. È un cretino, non lo voglio vedere sto balletto di merda. Di merda perché le scimmie lanciano la cacca. Ma te lo sto facendo cadere, guarda. Togliti da lì! Devo farglielo fare due volte. No! Vabbè, che coglione, oh. Ma lui non corre neanche tanto, però. Tanta pazienza. Così, ecco. Gaita Kekin Kyotsu. Gaita Kekin Kyotsu. Sì, ma non ho guarda quello, cazzo. Gaita Kekin Kyotsu.
Quindi? Madonna! Per un pelo stavo cascando pure io! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo fatto cascare la scimmia! No, a me non mi dispiace per la scimmia. Se l'è meritato. Un po' legnosetto qui, i comandi però. Quella parte lì. Un po' antipatici. Siamo praticamente arrivati. Costellazione del coraggio risplende con forza. Oh, eccolo! Arriva esattamente al momento opportuno. Ma sempre devo morire. La grotta della bestia. Devo cercare una maschera Mako bruciata. Questo è il vostro scopo. Va bene. Uno naute la capaina dan katana hoyau kopaina. Tu go au hoku, hoa ko amu tu lipaina lutaka. Speriamo bene. Muriero tupo. No, non sono pronto. Toi, otoro mai. Toi, otoro mai. Siamo morti. Scusa, ma non me lo dice da dove devo saltare, però. Ho capito. Ora cambierà. Pata. Era giusto. Sì, era giusto. Sì. Ha detto sì. Grotta della bestia. Ma sulle 9:20 mi sa che... Se salvo la partita sta qui.
Frisoniolo, manto. Ah, ok, sono tutti diversi. Vabbè. Anticamera della bestia. Bello. E questi? Guardali, si stanno... No, ma c'è una sigaretta in mano, quello! Questo c'è una sigaretta in mano! Ciao, fragola! Vai là, che si gioca! Si chiama Right from the Stars, il rito dalle stelle. È un gioco punta e clicca d'avventure con molti enigmi. Guarda questi... questi con le sigarette! Come stai, fragola? Spero tutto bene. Ok. Oh mio Dio, è caduto! Ah, è morto. Da dove ricominciamo? No, tutto bene, a parte il caldo che comunque adesso si riesce più o meno a sopportare almeno qui. Non l'abbiamo ancora attaccata all'aria condizionata, però penso che per la cena l'attacchiamo. Salta! Ah no, devo farlo forse uno alla volta. Questo va giù di qua. Merda! Devo essere veloce. Che ora c'è? Sulle 9:30. Hai ragione. Hai ragione. Perché poi quando i giochi mi prendono? Io non ho ancora acceso il ventilatore e mi chiedo come mai sono così scemo. Ai, ai, non lo so, no, non sei scemo. Sì, tornare al menu principale, perché veramente basta. Si è fatta una certa, c'ha ragione Donkt. È tardino. Però guarda che caruccia sto... Bello, mi piace questo gioco. Perché poi è troppo caldo e mi lamento. Io sono sudato, un po' sudaticcio, ma anche se... Anche se devo dire che si supporta adesso il caldo. Ti supporto, guarda, stiamo cucinando, vedi, c'è il forno acceso e il freezer aperto. E i bimbi che giocano. Bello, bello, questo giochino mi piace. Io adesso vi saluto, vado a cercare un raidino. E ci becchiamo, penso, domani sul tardi, però, eh. Non so se riesco, non... Diciamola meglio. Non so se riesco a fare live domani, comunque vi avviso. Sono bloccato per il caldo. Ok. Quindi andiamo a cercare il raid, vi metto l'outro. E forse ci becchiamo domani. Devi guardare questo video. Lo guardo dopo. Lo guardo dopo. E forse ci vediamo domani. Comunque vi avviso sempre su Telegram. Qui. Quindi buona serata. E alla prossima, ciao!